Buonasera, bentornati alla fumetteria in TV. Anche questa sera vi abbiamo portato tanti bei fumetti, ma non solo fumetti, vero? Cristina non Piazza solo. Di Crazy Comics and Games di Varese. Grazie, Lara Bartoli. Buonasera, siamo tornate anche stasera per voi, per portarvi tanta gioia e felicità e anche cose da leggere, ma non solo, davvero, stasera vi stupiremo. Allora, iniziamo con questo volume si intitola Ascender, di Jeff Lemire e Dustin Nguyen, questo è il nome un po' difficile da pronunciare del disegnatore. Questo è il primo volume di una serie che fa seguito alla prima serie Descender, che vi avevamo già presentato in alcune puntate precedenti e che era la storia di una colonia spaziale ormai disabitata, dove solo un ragazzo androide e il suo cane androide da compagnia erano rimasti soli in balia di questa caccia appunto agli androidi, in cui questo mondo i robot erano visti poi come una minaccia e quindi venivano cacciati, quindi una fuga disperata all'interno di questa galassia super tecnologica, insomma una storia di fantascienza bellissima, scritta in maniera magistrale da Jeff Lemire, che è un grandissimo sceneggiatore sia per quanto riguarda le serie supereroistiche, ma sia anche per quanto riguarda le serie indipendenti. Io di suo ricordo Cani smarriti, che è una storia stupenda ambientata in un porto, insomma la storia di un marinaio, che anche quella vi abbiamo presentato, se non l'abbiamo fatto perdonateci, lo faremo. Questo Ascender che cos'è? È ambientato 10 anni dopo la fine di Descender. Il mondo sostanzialmente è molto cambiato e tutto quello che era tecnologico in realtà è stato sostituito dalla magia, per cui il nuovo nemico... Qual è? Chi è? Il nuovo nemico è questa sorta di regina, ecco, la nuova nemica è questa regina del male, questa maga molto potente, una vampira, una cattivissima, e che chiaramente mette a soqquadro, insomma schiavizza tutto questo pianeta, in cui il figlio dei protagonisti della serie precedente si ritrova da solo. Quindi nuovamente un ragazzo, un bambino, è costretto ad affrontare diverse difficoltà, ma non sarà in realtà solo, perché tornerà il suo fido cane robot ad aiutarlo, il cane robot dei genitori. Quindi molto carino, insomma, difficoltà ma sempre con un po' di dolcezza. Il disegno di Dustin Nguyen è meraviglioso, perché lui è un mago dell'acquerello, quindi i toni sono bellissimi, molto delicati, molto proprio sognanti, insomma una lettura ottima, che consiglio anche ai ragazzi giovani, perché non è violenta, non è particolarmente d'impatto, ecco, ma è comunque una storia molto carina. Ecco, spesso mi sono chiesta, insomma, come mai nei fumetti spesso i bambini vengano messi insomma, di fronte a questo genere di avversità. Ma io credo che fondamentalmente la maggior parte dei disegnatori, degli sceneggiatori, si sentano un po' quel bambino e quindi vogliono rassicurarsi del fatto di poter affrontare qualunque cosa. Ma mi sono dilungata e quindi passiamo a Act Age. Qua i protagonisti non sono proprio bambini, ma quasi, perché sono adolescenti, ragazzi molto giovani. Soprattutto la protagonista, la nostra Kei Yonagi, è una ragazza di 16 anni con la passione per la recitazione. Kei ha avuto una vita dura, ha perso i genitori, deve allevare i suoi fratellini e quindi studia e lavora, ma ha questa grande passione per la recitazione, e durante un provino per una casa di produzione incontra un regista che vede qualcosa di speciale in lei, la vede come un diamante grezzo, qualcuno da poter guidare nello splendido mondo dell'arte recitatoria, così. Quindi se vi piace recitare, se uno dei vostri sogni, questo lo dico anche ai ragazzi più giovani,
Questo manga è molto indicato, anche perché vi racconta un po', vi spiega qualche trucco, vi racconta un po' cosa succede anche dietro le quinte di una produzione cinematografica. Quindi molto carino, molto divertente, leggero ma non troppo, anche a tratti commovente, Act Age, pubblicato in Italia da J-Pop, appena uscito il primo numero, quindi fate in tempo a leggervelo tutto quanto. Ecco, ricordiamo che il primo, diciamo, uno dei primi manga sull'argomento teatro, attori, prosa, eccetera, è Glass No Kamen, Il grande sogno di Maya, un capolavoro incredibile, successo infinito, pazzesco, che a tutt'oggi non ha ancora una sua conclusione. L'autrice, infatti, insomma, una signora di una certa età, e che è stato forse uno dei manga più famosi di sempre, sì, in tutto il mondo, perché appunto narrava la storia di Maya, questa giovane attrice, ma insomma povera, che però lei è appassionata. Ecco, diciamo che un po' l'erede, questo, ecco, un po' hanno raccolto un po' la sua eredità, un po' più moderno. Ma c'è un problema, che fa venire sete. Ah, davvero? Abbiamo la soluzione. Ecco che cosa vi abbiamo portato, cosa vi dicevamo, leggere sì, ma anche bene, idratarsi, fa caldo, abbiamo bisogno di forze, e allora che cosa portiamo dal Giappone? Per esempio, se siete stanchi, avete bisogno un po' di rigenerarvi, avete fatto una lunga passeggiata con il vostro cane, oppure siete andati nel bosco, avete fatto sport, ecco cosa c'è qui, la Spirit Bomb, questa è la bibita ufficiale di Dragon Ball Z, per cui se voi vivete in Giappone e volete rigenerarvi, ecco, invece di prendere una Red Bull, voi prendete una Spirit Bomb, così diventerete forti come Goku e Super Saiyan, insomma, andrete oltre 9000 come punteggio, sarete fantastici e fortissimi. Questa è una bibita energetica, diciamo una Red Bull, ma che in Giappone ovviamente è più bella, perché è così, insomma, perché dire, volete... insomma, ci sono sempre i manga in mezzo, ci ma sono non... i non è in Giappone, sono i manga dappertutto, non è assolutamente l'unica, perché per esempio se invece volete dissetarvi con qualcosa che somigli di più ad un'acqua tonica, ecco, potete assaggiare la bibita di Pikachu, questa si chiama Ocean Bomb ed è fondamentalmente un'acqua tonica. E non dà la scossa. Non dà la scossa, nessun Pokémon è stato tritato per ottenerla, bensì è cruelty free. Acqua tonica, ma in una latina molto bella. Leggermente aromatizzata al limone, poi in realtà ne esistono diverse, ognuna per ognuna un Pokémon diverso, sì. E ognuna ad un gusto diverso, e nessuna comunque dalla scossa. E invece qui abbiamo altre lattine da collezione, queste sono quelle di Detective Conan. In Giappone, ma anche in Italia ultimamente, è esplosa la passione per questo tipo di collezione, per collezionare lattine, che appunto nei paesi del Sollevante sono bellissime, perché a loro piace proprio il bello, gli piace decorare qualunque cosa, e quindi producono queste bibite. In Giappone, allora, queste qui sono particolarmente buone, vi dico, in Giappone alcune cose fanno venire un po' il cimurro, però si bevono, no, non davvero, però insomma, diciamo che se hai sete... Hanno un po' un sapore particolare, hanno un diciamo. Sapore particolare, sono fatte diciamo con dei sapori ai quali noi non siamo molto abituati. Tè verde, alghe, insomma, tutte cose che normalmente noi non berremmo nemmeno sotto tortura, ma invece li piacciono molto, perché sono gusti, insomma... a cui sono molto abituati. Ma che dire, se voi volete provare ad andare in Giappone e tentare la fortuna, per esempio, ad un distributore di bibite, schiacciando dei tasti a caso e bevendo quello che scende a prescindere, io vi consiglio di portarvi degli amuleti, tipo questo è un Daruma. Il Daruma è appunto un amuleto giapponese che porta fortuna e previene così di prendere delle bibite orrende che stanno di sfalcio del prato, tipo al cipollotto frizzante. Tipo fanno anche delle bibite al brodo, giuro, fredde. I gusti sono gusti, chiaramente, però nel caso
Vi facciamo vedere anche questo, che è tanto carino. Questo invece si chiama Maneki Neko, questo è un gattino portafortuna, diciamo, li vedete spesso delle versioni del Maneki Neko, che sono quei gattini che fanno, muovono la zampina, sì, nei ristoranti. Ecco, questo è invece propiziatorio per il lavoro, insomma, per avere fortuna. Bello. Sul lavoro. Quindi, ne voglio 18. Ne abbiamo solo 5, ma non importa, ne andremo a prenderne degli altri in Giappone. Va bene. E concludiamo con un bellissimo libro, sì, non è proprio un fumetto, è una storia illustrata, I piccoli eterni, è una storia di Sandman, il fumetto di cui abbiamo parlato già diverse volte, di Neil Gaiman, in questo caso però è una storia realizzata da Jill Thompson, che è un'illustratrice meravigliosa, bravissima, e che ci racconta proprio un paio di storie che vedono come protagonista soprattutto la piccola Delirio, che è uno degli Eterni, ma anche tutti gli altri personaggi. Chi sono gli Eterni? Sono questi personaggi di Sandman, di quali fa parte anche il protagonista Morfeo, che è Sogno, infatti. Sono 7 fratelli che rappresentano un po' degli archetipi, delle emozioni, delle forze della natura. Quindi abbiamo Sogno, abbiamo la morte, abbiamo Delirio, distruzione, desiderio e disperazione. E questi 7 fratelli possono comunicare tra di loro, sono immortali, ovviamente, eterni, appunto, eterni. E pare che il loro destino sia legato proprio a quello del nostro universo. Quindi nel momento in cui nasce l'universo, nasce l'umanità, e con le loro emozioni nascono loro. Questo veramente bellissimo, dei disegni straordinari, divertente da tenere, collezionare, guardare e riguardare più volte, è proprio, proprio tanto bello. Jill Thompson è brava, una grande illustratrice, sì, che ha illustrato diverse copertine, diversi libri, diciamo che lei è già un artista altro che da libreria, ecco. Molto quindi bello, quindi leggetelo. Piccoli Eterni, con questo bellissimo libro vi salutiamo, ci vediamo giovedì prossimo alle 21 su Rete 55 con la fumetteria in TV. Buona serata! Buonasera!